Ciao a tutti e bentornati su Fanatico Go Reloaded. Oggi parleremo di giochi ancora. È possibile nel 2024 installare e giocare ai programmi, insomma, ai giochi del 1990, tipicamente MS-DOS? Ebbene sì, è possibile. Vi farò vedere un piccolo programmino da installare e ovviamente tutti i giochi che abbiamo a disposizione, che abbiamo i CD, magari io i CD, ma c'è anche un sito dove ci stanno tutti i giochi retro game. Oggi parleremo di SimCity, perché SimCity 2000, perché ne ho parlato nei video precedenti, ne ho parlato per esempio a SimCity 4, ne ho parlato a OTTD quando ho parlato del Open Transport Tycoon Deluxe, perché ho detto che la grafica è somigliantissima. Infatti oggi vedremo quanto è somigliante, perché proveremo a giocare e installare SimCity 2000 su una macchina con Windows 10. Grazie e buona visione! Eccoci qua. Allora, prima di tutto dobbiamo cercare il gioco e poi dobbiamo cercare il programmino che ci permette di farlo girare su una macchina recente, quindi con Windows 10. Il sito dove trovare giochi retro game sono questo qua, è giochibandonware.com, attivo dal 2011. Ci sono tantissimi giochi, per chi è appassionato, insomma, dell'età mia, molti se li ricorda, girano tipicamente in MS-DOS, ma non solo, troviamo anche Windows, per esempio uno Rome Total War è del 2004, poi vabbè, ci sono le informazioni, Lego Scacchi. Ok, adesso andiamo a vedere quello che ci interessa, e cioè cerchiamo SimCity su questo sito. Eccolo qua, vi rifaccio rivedere, vi evidenzio il link, che è questo SimCity. Qui abbiamo tutte le versioni di SimCity, si parte dal SimCity 3000, il 2000, SimCity classico DOS, quello proprio il più rudimentale del 1989. Anche questo è da vedere, lo possiamo far girare tranquillamente tramite questo programmino che vi farò vedere, che si tratta di una macchina virtuale in cui mettere e appoggiare il sistema operativo dell'epoca, quindi del DOS. Questo gira addirittura in Windows 3, quindi uno dei primi Windows. Andiamo su SimCity 2000, ci clicchiamo. Lui ci spiega, per ogni gioco che cerchiamo, ci spiega tutto, la serie, le screenshot, ci spiega come funziona e tutto quanto. E qui c'è questo bel pulsantone con i commenti immancabili, ci dà il pulsantone per scaricarlo, e una volta scaricato lo dobbiamo semplicemente scompattare e copiare, diciamo, nella cartella che decidiamo noi, che è una cartella a cui dovremo fare riferimento dopo con il MS-DOS Box, che è il programmino in cui simuleremo l'MS-DOS su una macchina recente. Ok, allora vi avevo accennato a DOSBox. DOSBox è un utility, diciamo, completamente gratuita, open, insomma, proprio open, e serve per vari sistemi operativi e serve per, appunto, simulare una macchina MS-DOS degli anni 90 su computer recenti. Questo è il sito www.dosbox.com, è la pagina dedicata al download. Andiamo sulla sezione, in questo caso per me Windows, si apre quest'altra pagina in cui ci spiega un po' di cose e dobbiamo far altro che scaricarlo. Qui sta per partire, eccolo qua, me l'ha già scaricato, mi sono manco accorto, vabbè, io non mi serve perché già ce l'ho, per cui vabbè, lo lascio in cartella, ma non, appunto, non mi serve. E vabbè, qui ci ringrazia, quindi adesso possiamo far partire DOSBox per installare SimCity 2000. Ok, eccoci qui, abbiamo lanciato il DOSBox perché dopo l'installazione ci compare l'icona sul desktop. Ok, ci siamo. Lui viene lanciato in questo modo e abbiamo il prompt di Z/. Z è un drive virtuale, quindi adesso noi dovremo montare letteralmente, sì, si parla proprio di montare il drive per gestire, diciamo, l'installazione di SimCity 2000. Io ho creato la cartella, ho copiato la cartella SimCity 2000 sul drive D, sul mio drive D, chiamandola SC 2000,
l'ho chiamata SC2000 DOS, e poi sotto c'è la sottocartella SC2000 in cui ci sono tutti i file che abbiamo estratto da quell'installazione precedente del sito dove ci sono tutti i giochi. Adesso se faccio dir, comando diciamo DOS, lettera proprio praticamente DOS, tipicamente DOS, ci fa vedere il contenuto, e questo non è altro che il Windows System, vedete command com, autexec, sono i vecchi file dell'MS-DOS. Dobbiamo montare adesso il drive, quindi facciamo mount C2 punti, a questo punto il mio drive D2 punti slash SC2000, sto facendo proprio in diretta da con voi, e DOS l'ho chiamata in questo modo, invio, e adesso lui ci dice che il drive è montato. A questo punto, se io faccio C2 punti, mi posiziono sul mio C, che non è altro che la cartella del mio hard disk dove ci sono i file, eccolo qua. Questa è questo che vedete, DOS sottotratto SI tilde 1, quella è, si chiama tilde, un carattere speciale che si ottiene col tastierino numerico con alt 126, alt 126. E dobbiamo posizionarci su quella cartella là. Ovviamente queste sono le mie cartelle che ho creato, voi metterete quelle che create voi, insomma, quelle che creerete voi. E a questo punto devo fare cd, che sarebbe il comando DOS change directory, DOS sottotratto SI alt 126, viene fuori questo simbolo speciale 1, e ci siamo. Facendo directory mi ritrovo su SC2000, dove ci sono le cartelle, c'è tutta la cartella del SimCity. Cosa fa? Non ho fatto niente. CD SC2000, sono un po' arrugginito sul DOS io. Ok, facciamo directory, ci sono tutti i file. A questo punto posso installarlo, io l'ho già installato, ma vi faccio rivedere l'installazione. Install. Ovviamente questa schermata è molto piccola, siamo abituati a schermi molto più grandi, ma con alt invio si può ingrandire a tutto schermo. Install, che è diciamo l'eseguibile, è questo eseguibile qua di SimCity. Ok, sta caricando. E qui dobbiamo, già siamo nel gioco, già siamo su SimCity 2000. Premi continua. Ok, adesso dobbiamo semplicemente settare i parametri della scheda video e della scheda audio. Ovviamente noi prendiamo, io già l'ho installata, e quindi faccio Super VGA perché non mi dà altre schede, musica ed effetti sonori con Sound Blaster. Diciamo che per me va bene questa configurazione, ma altrimenti andate su cambia configurazione e scegliete quello che volete. E stessa cosa per la musica e per gli effetti sonori. E facciamo esci. Faccio esci perché l'ho già installato. A questo punto SC2000, che è l'eseguibile del programma, e siamo entrati. Abbassiamo il volume perché sennò qua devo abbassare il volume. Diciamo che è cascato, scusatemi, è caduta l'armonica a bocca, vabbè, non importa niente, scusate, mazza che botto tremendo. Comunque andiamo a vedere, qui siamo su SimCity, eccolo qua, possiamo caricare le città, possiamo fare esattamente tutto il gioco che abbiamo a disposizione. Z, attenzione, è il drive virtuale, non lo usiamo. Qui ho già creato una città che si chiama Angelopoli, la carichiamo, eccoci qua. E abbiamo tutto, già fatto delle prove. Con questo c'è lo zoom, qui c'è la cosa, tipicamente siamo su SimCity 2000, è veramente un'emozione ritrovarlo dopo tutti questi anni. E ho già caricato qualche cosa qua, eccolo, cioè ho messo una centrale eolica. Il bello di SimCity 2000 è che abbiamo proprio un giornale in cui, se io clicco, mi dà proprio l'articolo, ogni articolo è cliccabile e me lo fa leggere. Infatti noi possiamo anche configurare i giornali, clicchiamo qua per uscire, e possiamo configurarli, abbiamo l'abbonamento, quindi vuol dire che tutti i mesi esce fuori il giornale. Attenzione, qui abbiamo musica, effetti sonori, auto budget, disastri disabilitati, perché altrimenti ci sono i disastri, è un casino. Velocità, facciamo Gepardo che è molto veloce. E niente, questo è appunto SimCity 2000. Magari farò qualche screen, qualche partita per spiegarvi meglio il funzionamento di SimCity 2000, se vi aggrada. Diciamo che per oggi è tutto. Ci vediamo ai prossimi
video. Grazie e alla prossima. Ciao a tutti.